Bene, buongiorno ragazzi, e siamo tornati qui dove ci siamo fermati nell'ultimo video. Riassunto delle puntate precedenti, stiamo andando a cercare Robert, che è un trafficante di armi, che ha delle armi nostre che ci deve restituire. E, sì, perché questo non si era capito nel corso delle puntate della puntata precedente e quindi volevo farvelo presente. E niente, noi dobbiamo andare a riprenderci queste armi perché vedete How do you che know they're coming? servono Two more guys molto died le trying to armi take Tess out. qui. I guarantee that she and Joel are on their way here right now to get Vedete che robbery. già sanno Jesus. We shouldn't have taken this job. che No, no, calm. dobbiamo Let's spread out and make sure no one's che creeping dobbiamo around in farci here. vedere. Ok. Ok, no, ma a me sta bene. Ma tu non sei molto non sei molto brava in questa cosa, Tess, perché ti ha visto ti avrebbe visto mille volte fossimo stata nella realtà. Vabbè, provo, non sono molto convinto, perché secondo me si gira prima che io arrivi, però proviamo. Dai, dai, dammi il comando, su. No, lo strangoliamo subito. Non lo voglio, non me lo voglio portare dietro per uno short period of time. Ok, quindi posso vedere il tutorial su che cosa? Su quello che ho appena fatto? Ah, posso anche prendere ostaggi, ok, quindi punto la pistola. Ma vabbè, vedremo se mi servirà a prendere ostaggi. Io preferisco non fare prigionieri. Sempre, in tutti i giochi, io preferisco non fare prigionieri. No, non sono. Non è intelligente quello che ho fatto. Ma dove sei, Tess? Tess, io non so che cosa stai facendo tu, ma non mi garba tantissimo averti in giro che fai cose. Vabbè, guardate lei cosa ha fatto. Lei è stata. Vabbè. Che ci possiamo portare dietro i cadaveri così? Ma tu sei entrata, Tess, vorrei capire. Cioè, mi dici di essere così tutta furtiva e tu invece non lo sei. Ok, posso. Let me Ah, tell ok, è you, lì lei. don't worry. You take one Vabbè. hand, I'll Tess, take the other. vabbè. Non credo che si faccia così, tu mi stai insegnando male. E non posso andare. Come facciamo? Come facciamo? Ce n'è uno lì. Ah, io devo andare dalla. No, aspetta, vado io. Vado io dall'altra parte e mi occupo di quello. Esatto. Perché se no non ce la caviamo più. Vediamo se riesco. Ok. Dai. Oh, brava Tess, vedo che hai colto subito l'occasione. Oh, ce n'è altri? Nice. Abbiamo una chiave. Ah, devo anche guardarla. Bella. Let's search the area. Ok, siete contenti che ho guardato la chiave? No, no, devo andare a prendere roba. Ah, full. Vabbè, tu mi dici che io sono. Aspetta, ah, è così che posso cambiare le armi. Ah, full è la roba per curarmi che sono full. Ok, no, no, va bene, ho capito. Voglio andare a vedere se c'è altro da prendere, Tess, perché tu mi metti fretta, ma non va bene. La fretta è cattiva consigliera. C'è qualcosa qua dietro? No. C'era qualcosa qua sopra, però mi sa che mi dice fuori. Esatto, è sempre qualcosa per curarmi. Ma io. Vabbè, no, ancora non ho capito come si usano certe cose. Perché non ho medikit, ma ho delle cose da mangiare che forse hanno più o meno la stessa valenza. Sì, d'accordo, grazie per avermelo detto, altrimenti non ci arrivavo da solo. Allora, cerchiamo di tirare questa per farli andare da un'altra parte. Proviamo qua. Proviamo a farli andare di qua. C'hanno un udito incredibile. Volevo farli andare di là, ma non sono andati. Stanno andando. Stanno andando, ma non mi serve tantissimo perché ho bisogno che se ne vadano. Sono andati su. Ma perché siete andati sulle scale? Vorrei sapere. Io è qua che ho tirato la bottiglia. C'è altro che posso prendere da tirare? No.
Io queste cose qua non le so fare, ragazzi, abbiate pazienza, ma vedrete. Ah, guardate la bottiglia rotta per terra. Vedrete cose brutte succedere a Joel, perché purtroppo. C'è lei che mi guarda come per dire, ma non stai proprio facendo quello che ti ho detto di fare? Ma lo possiamo prendere alle spalle quello lì? No, perché è tutto chiuso di là. Come faccio? Ormai l'ho tirata, non me ne potevano dare un altro. C'era un mattone di là, posso andare a prendermi il mattone e provare con quello? No, non posso più. Non posso più, niente, non posso più andare. Va bene, niente, allora dovremo. Ah, ma ce n'è un'altra! Ma va? Ma me ne hai date più di una? Ma. Va bene, allora io ho bisogno di farti andare lì perché poi devo prenderti alle spalle. Quindi così. Ehi! E lui ci va, ovviamente, va a controllare. Va a controllare. Dai, va a controllare. No, no, porca miseria. Non è andata benissimo. Non è andata come mi aspettavo. Vabbè. Lei sarà molto, molto triste per me. Anch'io sono triste per me stesso, però che devo fare? Purtroppo. Non sono brava. A fare piano. Mannaggia. È andata bene lo stesso, dai. Adesso saliamo su, te lo prometto, Tess. Prima mi fai guardare qua, così, con questa camminata furtiva. Voglio andare a guardare nel gabinetto. Bello. Wow. Ok. E poi voglio andare a guardare di qua. E abbiamo messo da parte un po' di. Ok. No, 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 no. Vai a prendere là, toh. Vai a prenderla. Stai venendo? No? Mannaggia, ma l'ho tirata apposta. No, niente, non vuole venire a guardare. Lei dov'è? Dove è andata, Tess? Qui come siamo messi? Posso. Ok, no. No, non sta andando per niente bene questa cosa, no, per niente. Devo tirare fuori la pistola. Tiro fuori la pistola. Tiro fuori la pistola. No, aspetta, toh. Ecco. Non avete armi dietro. Non avete munizioni. Ehi, non sparare a me. Non ho fatto niente. Cioè, ho fatto un sacco di danni, però. Vedete, io gioco così. Così ve ne fate una ragione subito. Fin dall'inizio. Guardate. No, non era possibile, dai. No, non mi stavano chiedendo di essere furtivo, perché non è possibile farlo tutto furtivo questo pezzo. Dai, non è possibile. Ce n'è uno ancora, lo so, che c'è in giro qualcuno ancora. Poi, tra l'altro, questi pezzi qui sono anche in Uncharted. Solo che ovviamente in Uncharted sono innanzitutto molto più semplici e. Alle spalle t'ho preso. No, non lo voglio usare. Devo usare il medikit veramente? No, non lo voglio usare. Se no lo voglio usare, lo uso dopo. Oh, come on, devo usarlo per forza. Vabbè. No, vedi? Non lo devo usare. Aspetta un attimo. Sì, no, aspetta, non ho finito. Bello, il coltello mi piace un sacco. Sì. Bene. Questo mi piace. Allora non serve che sto furtiva adesso. No, dicevo, ci sono anche in Uncharted questi pezzi. Io li faccio ovviamente con la stessa cura, solo che usando l'easy mode non è così complicato. E sparo a tutti. Però lì non è così divertente, per qua puoi fabbricare, cioè puoi migliorare le armi e fare cose che in Uncharted non puoi fare. Va bene, andiamo giù perché direi che abbiamo girato abbastanza come degli scemi. E dove? Di qua? Ah, ti devo aiutare? Ok. Andiamo da Robert, forza. Tieni. No, devo passare sotto così, sperando che non mi crolli sulla schiena.
Oh, ok, bene. No, ma ce n'è pochi, eh. Ah, questo è Robert. Oh, mi ricordo un casino l'attore. Non è sicuramente lo stesso, però mi ricorda l'attore di Game of Thrones, quello che faceva Bronn, che non mi ricordo come si chiama, purtroppo. Bello, bello, mi piace. Sì, sto considerando le cose che ho e tutto quello che non mi posso permettere di fare, ma sicuramente scazzerò in un sacco di modi diversi. Sì, ma cosa mi stai dicendo, Tess? Non lo so, mi sa che mi sta dicendo che non ce la faremo mai. Finché mi comporto come mi sono comportato fino adesso. Ok, no, però quello lì davanti è girato e quindi mi becca. Fammi sentire. Ok, e qui quindi ce ne sono. No, ce n'è uno solo. No, pensavo fossero due, allora no, allora ti grabbo e ti strangolo. E tu sei il primo, mi dispiace ragazzo, ma funziona così. Devo cercare di fare il meglio con quello che ho a disposizione. Lei è rimasta lì dietro, giustamente, perché figuriamoci. Io non so, non so come comportarmi con gli altri, non so neanche dove sono, a dire la verità. Ma proviamo ad andare giù di qua e vedere se c'è qualcun altro. Beh, qua nei paraggi c'è solo lei. Quindi proviamo ad andare qui e vedere se sento altro movimento. Quello c'è, ce n'è uno lì. Vediamo se riesco ad arrivarci senza farmi vedere. Mamma mia! Non so com'è possibile che non mi vedano, perché. Vediamo in giro. Ok, no, 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 ma tu corri ovunque dove vuoi, ma non è giusto. Non è giusto. Questa cosa finirà malissimo. Va bene, ok, proviamo a sentire di nuovo. Ce n'è uno lì. Ah, ok, quello sta passando di qua. Sì, ma tu ti fai vedere, Tess, per favore, fai la brava. Adesso lo prendo. Grabbalo. Strangolalo, bravo. Non facciamoci sentire da quello che sta lì a pensare agli affari suoi da una vita. Da una vita che l'hanno messo. L'hanno messo a fare la sentinella, ma non era proprio il suo lavoro questo. Te, ragazzo, devo prenderti, mi dispiace. Che tra l'altro non sei neanche uno dei più importanti, perché forse non dobbiamo andare da questa parte, ma già che ci sono, mi faccio fuori tutti e mi risolvo il problema così. Guardate, da lontano non si accorgono di niente quelli, eh. Quello è girato, non va bene. Girati dall'altra parte tu. Ragazzo, girati. Non si girerà mai. Rimane lì. E mi guarda con quella faccia intelligente. Nemmeno sono troppo lontani anche per sentirli. Non ho sentito cosa mi hai detto, Tessa. Se era una cosa intelligente, purtroppo me la sono persa. Io provo comunque a passare da questa parte, a vedere se riesco a velocizzare questa cosa, perché adesso sta diventando un po'. Oh, ok, ce n'è uno lì. Ok, ma non ce n'è uno alle mie spalle, ditemi di no per favore, perché non riesco a controllare tutto. C'è un bastone quello in mano, il che è un problema. Però se tu passassi di qui, ragazzo, potremmo farla finita subito, perché quell'altro non ci vede. Posso usare esatto questa, tipo qua? Io sono l'unico deficiente che mette la roba vicino, che attira le persone vicino invece di allontanarle. Se tu no, no, hai sbagliato a fare. Non va bene così, non era quello che volevo fare, però non importa, ti prendo le spalle lo stesso. Grabbalo. Tanto l'altro non mi ha sentito perché non sono bravissimi come sentinelle. Ok, quello mi serve, quello prendilo. Sì, prendilo, prendilo. Ok, allora ce n'era un altro lì. Però, no, aspetta. Dov'è finito quello che si stava facendo gli affari suoi come tutti gli altri? Non c'è più? Ne abbiamo perso?
Ok, chi ci ha visto? Mannaggia te. Lo scappa. Non ti faccio scappare. Oh no no no, non ti faccio scappare. Dove sei? È un contro ravvicinato. Dove sei tu? L'altro dov'è? Mi stava sparando qualcuno. Dov'è? Dall'alto. Mi sa che mi devo curare davvero stavolta. Mannaggia voi, maledetti. Vabbè, dai. Tu non hai munizioni. Ma cosa servi senza munizioni? A nulla. No, ma basta fare i furtivi. Dobbiamo fare i furtivi. Ah, dobbiamo fare i furtivi di nuovo. Chi è che c'è ancora? Ok, sì. Decisamente. Sto consumando tante di quelle munizioni e lei giustamente me ne ha date un pacchetto intero perché ha detto, cazzo, qui va a finire. Ma è possibile che abbiamo finito? Guarda lì qua, inutili creature. Ma quindi non avete munizioni da darci. Vabbè, da dove dobbiamo andare? Di là, spero. Secondo me è di qua. Se non ci spara più nessuno dietro, dovrebbe essere di qua. Quante cose mi starò perdendo? Non lo so, andiamo, proviamo. Se lei ci segue dovrebbe andare bene. No, mi sa che lei non ci segue perché non è questo il punto. Dove dobbiamo andare, Tess? Tu che sai tutto. Ragazza. Dove è andata sta ragazza? No, me la sono persa. Di là? Non la vedo più. Che vuoi dirmi che dovevamo andare di qua e ci siamo fatti tutto il pezzo dalla... Mamma mia, se sono ignorante. Va bene, questo che cos'è? Questo serve. Ok, il gioco è buono perché è in easy mode per un motivo ed è molto buono il gioco. Ok, qui tutti che giocano a carte. No, certo che no, andiamo subito perché tanto... ok, guardatelo lì, Robert. Sì, si vede come vogliamo parlare. Testa su. Mi sembra ovvio. Lo so. C'è anche tirato la pistola dietro. Avanti, forza. Certo, lo so, l'ho visto. This way. Forza. Andiamo, andiamo, andiamo. Corri, 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 corri. Prendilo, prendilo, prendilo. È già scappato. Dove è andato? Ma dove è andato? Di qua? Ah, lei era davanti a me. Dove? This way? Ah, ok. Era giusto allora, perché no? Perché mi fai credere di andare dalla parte sbagliata? No, ma questo qua somiglia a Bron tantissimo. Eri un mezzo stronzo in Game of Thrones, sei uno stronzo anche qui. Però ha le sue ragioni. Qui un po' meno. Lei mi sa che... con lei non si scherza. We missed you. Oh mamma, look, lei fa male subito e nel peggiore dei modi, così si toglie il pensiero. Mi piace Tessa, se ve lo siete chiesti, yeah, sure. Mi piace molto. It's complicated. Ah sì? Just hear me out on this. È anche Joel, non scherzo. Ragazzo, il naso è andato. Ah, mi sa che ti va anche la mano adesso. O il braccio, peggio ancora. You were saying? I sold them. Ai ai. Le nostre armi? I didn't have much of a choice. I owed someone. You owed us. Infatti. I'd say you bet on the wrong horse. Ma evidentemente aveva più paura degli altri, quindi gliele ha date loro. Give me a week. A chi li hai venduti? I might have done that if you hadn't tried to fucking kill me. Who has our guns? Beh, anche noi non è che siamo stati molto gentili con i suoi uomini, I can't. Just give me a couple. Ai ai ai, che male, tantissimo proprio. Un osso rotto è un dolore incredibile. L'ho provato e non è bello. Wow, ok, sì, aveva più paura di loro che di noi. Ah, ah sì?
Sono rimasti pochi. Ah, beh, certo, sì. Che bello, dobbiamo farlo noi il lavoro? Dopo che hai fatto tu la cazzata? Lo vedi dalla faccia che Tess non è tanto d'accordo e purtroppo Tess fa così. E Joel reagisce con quell'espressione. Oddio, adoro questo gioco. Fantastico. Voi siete fatti per sopravvivere in un horror. Buongiorno. Ah, quindi è Marlene lei. Marlene? Business. Wow. You're looking so hot. Where's Robert? te lo presento, purtroppo abbiamo avuto da ridire. E ha incontrato la pistola. The guns he beh, certo. They weren't his to sell. I want them back. Non credo che lei gliene freghi molto. I paid for those guns. E quindi se le tiene. You want them back? You're gonna have to earn them. Purtroppo è così, Tess, non è che, cioè, lei non lo sapeva che erano nostri. E anche se l'avesse saputo, è che fregava tantissimo. Adesso, ragazzi, questa è la nostra vera missione. Portare fuori dalla città qualcuno che fra poco conosceremo per riavere le nostre armi. I'll show you the weapons. E non è facilissimo, però, anche se ce le fai vedere le armi, non è poi detto che ce le dai. Vabbè, ok, quindi in pratica ci sta dicendo che dobbiamo fare questo lavoro per poter riguadagnare le nostre armi, quelle che si è venduto l'infame Robert. Noi ce le dobbiamo riguadagnare adesso. Non è molto giusto, però purtroppo funziona così. Allora, seguiamo Marlene e vediamo cosa ci farà fare per riavere le nostre armi. Lei tira giù la scala. Questa è intelligente, vedi? Rispetto a quello che facciamo noi, che è passarci la scala di mano in mano. Wow, ma dov'è che abitate voi? Ma che meraviglia! Oh, santo cielo, ragazzi, guardate che roba! Oh, quei due edifici lì. Perché? La nostra gente, non so bene chi sia, però potrebbe essere. Non lo so. So why now? We've been quiet. Been planning on leaving the city, but they need a scapegoat. They've been trying to rile us up. Looks like they did. We're trying to defend ourselves. Come tutti. Però c'è chi lo fa un po' meglio degli altri e con un pochino più di umanità. Eh? Qua c'è roba che voglio. Sì, sì, tutto voglio. Ti rubo tutto quello che vedo, anche perché tu c'hai le nostre armi. Infame, quindi alla fine te lo meriti. Io ti devo dare una mano? Perché non lei? Vabbè, d'accordo. Va bene, ti aiuto. Dai, di qua? Dove devo spingere? Non so cosa devo fare. Cosa devo fare? Non so cosa devo fare. Fantastico. Devo spingere così in avanti, indietro, di lato, di lato. No. Ragazzi, non mi dicono cosa devo fare. Ah, ok. Ma lo stavo facendo da un'ora e un quarto. Ah, ma cosa ti è successo a te, Marlene? Perché ti tiene un fianco. Ah, ok, forse mi sono persa il fatto che era... Ah, è vero, sì, l'abbiamo incontrata che era messa un po' male. No, ragazzi, aspettate, perché qua ogni volta... No, vabbè, ci sono pezzi interi. No, è vero, è un po' come Uncharted, che alla fine ci sono pezzi bellissimi da esplorare, ma che poi non hanno molto. E in Uncharted qualcosa trovi, perché... Ain't a big fan of these eyes. We can sneak by them, even though I know that's not your style. We'll no, infatti. Mi sta prendendo in giro? No, non è il mio stile, per niente. Proprio per niente. Mi stai chiedendo di guardare dove?
Ah, quella porta lì in fondo, va bene, d'accordo. Sneaky, eh? Mi raccomando, ragazze. Lo sapete che io ancora certi comandi non li ho usati e ora che arrivano gli infetti e soprattutto gli altri, poi li vedrete, i clickers, dovrei anche imparare, perché sennò andrò male. Vabbè, ma allora se corri tu corro anch'io, scusami, ma non ho capito. Ok. Eravamo proprio qui, guarda questo che non ci ha sentiti. Ma che bella gente che siete, eh? Io me lo prendo sto mattone, vediamo se può tornare utile, anche se secondo me posso tirarglielo addosso? No, non ha senso. Lì non so cosa fare. Marlene, non so che cosa fare. Marlene, e dobbiamo scatenare l'inferno, perché sennò come passiamo? Te, io glielo tiro in testa. Toh, così. Sì, lo so, non ho fatto esattamente quello che dovevamo fare, però mi è piaciuto tantissimo. Cosa ha lasciato giù? Munizioni, 7, ne serviranno anche di più perché ho fatto quello che non dovevo. Ma guardate, ma perché si fanno forza urlando in questo modo? No. Quello dove sta passando? Dove? Ah, guardatelo, guardatelo. Guardatelo. Se tiri sulla testa mentre punto, però è un problema per te, eh? Vediamo se trovo qualcosa. No, no, non fare così, non serve. Prendo un altro mattone. Aspetta, aspetta, no, voglio tirarmi un altro mattone addosso. Te. No, mannaggia. Preferivo tirarmi un mattone in testa. Guardate che mira, guardate un po', qua. Ma perché urlano così quando si devono dare forza comunque? È fantastico. Basta, tirati su. Munizioni, ho bisogno di munizioni perché come avete visto le sto consumando. Strano, eh? Watch yourself, però. Ecco, c'è una bottiglia che potevate tirare anche voi per vendicarvi. Queste voglio, sì, anche quelle altre. Posso prendere tutto, perché ad un certo punto poi non mi starà più niente, ma io gradirei, esatto, ricaricare il più possibile. Non credo che qui ci sia niente. Vediamo di qua. No. Ok, dai, se mi dici dove dobbiamo andare io sono a posto. Questo anche no, questo è un mattone, quelle? No, questo è un medikit. Sì, sì, prendilo. Prendilo e non far finta di non aver spazio perché c'hai lo zainetto. Ah, ok, dobbiamo andare giù di là, va bene. No, allora fammi guardare un attimo qui. Perché sai com'è, non si sa mai. Ok, adesso possiamo andare. Che poi non ho capito bene perché dobbiamo litigare con tutti. Cioè, dobbiamo proprio litigare come dei disgraziati con tutti quanti. Non importa dove siamo e con chi ci troviamo ad essere alleati, ma dobbiamo sempre... Ah, era giusto qua? Ah, ok. E sopra quindi cosa stavo aspettando a fare? Ho tagliato un pezzo? Bah, vabbè, è andata bene lo stesso, però non sono sicura perché lei era su che aspettava. Magari ho fatto bene a scendere io per i fatti miei. Ok, vediamo dove dobbiamo andare. Ma basta chiederglielo però. Belli questi posti. Get out. Ah, ok, qua quando c'è il coprifuoco e ti trovano in giro ti sparano a vista e quindi conviene. Beh, vivono bene da 20 anni, eh. Che bello.
Ma ci siamo persi Tessa, no, è qua. Vabbè, dai Tess, muoviti. Sì, scrivono arrestato, ma secondo me è più che ti sparano a vista. Visto com'è. Joe, give me a hand with this. Ancora. Sei messa malissimo, McLean. Ecco, appunto. Fuck away from me! Oh, e qui conosciamo Ellie. Personaggio meraviglioso. E qui vedrete soltanto il minimo di lei. Ed è già tantissimo. Poi i due... La seconda parte è lei, la protagonista, ed è fantastico. Ma è veramente un bel personaggio. Ok, quindi è lei da portare fuori dalla città o dalla zona, non so dove cavolo, come cavolo sono sistemati qui. Dobbiamo portarla dai Fireflies. No. Se ne è accorta, soprattutto io. Marlene, dillo. Io sono bravissimo. Non ci fidiamo tantissimo. You'll follow me. You can verify the weapons. I can get patched up. But she's not crossing to that part of town. Il mio cane ha abbaiato nel frattempo. Ellie. How do you know them? I was close with his brother Tommy. Ecco, avete visto, non so, volevo farvi notare che Tommy ce l'ho sempre per strada per 20 anni. Non sappiamo bene che fine ha fatto. No, nel senso, noi non lo sappiamo, lui, Joel, lo sa. Ok. Ah, quindi lei va a vedere che ci siano le armi e noi intanto ci accogliamo la ragazzina. Va bene, sembra che... Tutto sommato Ellie voglia bene a Marlene, quindi insomma si fida del suo giudizio e quindi viene con noi, perché non è stupida Ellie, quindi se non si fidasse non verrebbe, insomma. Invece evidentemente c'è un bel rapporto tra lei e Marlene e questo è importante considerando poi come si svolgono gli eventi. Ma qui siamo passati noi o era già così prima? Non mi ricordo. E dove siamo passati noi? No, mi sa che non è colpa nostra. Ma nessuno ha munizioni. Ma possibile, ragazzi, che non avete... Ah, qua però c'è roba bella. Aspetta che voglio vedere. Cos'è? Philip Liu. Ma sei tu? Vabbè, se ce l'avevi in mano tu, forse sì. Va bene, quindi, ragazza, dove sei? Ci segui? O sto andando dalla parte sbagliata, perché è del tutto possibile che io stia andando dalla parte sbagliata. Quindi mi sa che è di là che dobbiamo andare. No, no, giù qua, per le scale. Vieni, Ellie. Ci sei? Vabbè, lei si prende il suo tempo perché non c'ha tanta voglia. Vediamo di qua se c'è qualcosa di interessante. Che cos'è questo? US Army. Niente, no, non seguirmi proprio dappertutto, Ellie, purtroppo non è che so sempre dove vado. Ok, qua, niente. E di qua? Mi sa che è di qua che dobbiamo andare. Però fammi guardare un attimo in giro, c'è così tanta roba. Sì, poi magari non è neanche tanto bello farsi vedere così, visto che c'è il coprifuoco, è meglio nasconderci qua sotto, dai, vieni, Ellie. Effettivamente non era proprio il massimo dell'idea star lì a far vedere la nostra testina. Ecco, abbassiamoci. Perché qui ci sparano a vista. Ok, no, forse ho sbagliato a salire. Non facciamoci vedere. Ti sei abbassata anche tu, Ellie? No, lei no. Quindi mi sa che l'unica imbecille sono io. Che fa il furtivo sono io, va bene. Ok, credo che sia l'unico posto dove possiamo andare. E stiamo andando. Up there. That'll get us to the north tunnel. Di qua? No, lì sopra, in alto. So se... Ah, ok, mi sa che devo spostare questo per fare quel lavoro lì, per andare lì sopra. Dobbiamo spostare un sacco di bidoni dell'immondizia per andare su in alto. Là, sulle scale.
Allora, questo dobbiamo prendere e lo dobbiamo portare di là. Non è proprio semplice, però... No, 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 cerca di guidare bene, Joel. Ok, così, così, dovrebbe essere proprio qua. Perfetto, preciso. Ce la fai, Ellie? O ti devo aiutare? Ce la fai da sola? Ma voglio vedere se ce la fa da sola la ragazza. Guardala, no? Non ce la fai da sola? Seriamente? Ellie? Vabbè, io provo ad andare su e poi vedo se c'è qualcosa che posso fare per aiutarti, se proprio non ce la fai. O magari dovevo muovermi e lei poi saliva... Ah, ok, no, vedete che è sveglia la ragazza è sveglia. Allora, io vorrei stare abbastanza acquattato e cercare di capire se c'è gente in giro, perché qui... sì, non parlare adesso, Ellie. Che... beh, illegali, non si capisce molto bene cosa sia legale e cosa no. Qua ammazzano la gente, ragazza, quindi l'illegale ha tutto un altro significato. You're friends with the leader of the Fireflies. What are you, like 12? She knew my mom and she's been looking after me. And I'm 14, not that that has anything to do with anything. Sì, beh, in questo posto effettivamente non è che c'entri molto l'età. Tanto ti devi svegliare subito. Ma che stare a scuola dove? Dov'è che studiano? Però sarebbe bello saperlo, Beh, poi lo scopriremo, io vi lascio la sorpresa. Ma sarebbe bello sapere perché la stiamo portando in giro, sarebbe utile. Prima o poi lo scopriremo. Allora, voglio vedere se siamo messi male, ma no, mi pare di no, mi pare che... non stupitevi molto se vedete dei tagli in questo particolare gameplay, perché veramente, se no diventerebbe lunghissimo. E in alcuni punti penso che dovrò tagliare addirittura delle cutscenes, perché la mia cagnolina decide sempre di abbaiare mentre questi parlano per i fatti loro. E non è proprio bello sentirlo abbaiare sotto, però vabbè, ormai ci siete abituati con i miei gameplay. Ecco, adesso probabilmente comincerà ad abbaiare adesso la mia cagnolina, perché lo fa apposta. Oppure si mette a giocare con quel gioco che fa un casino incredibile, perché io mi dimentico di levarglielo di mano, di bocca. Per quella mezz'ora che gioco al giorno. Guardate questi due, certo, e beh, è anche un posto sicuro dove mettersi a dormire, poverina, la lasci lì, non ha neanche niente da leggere. Vabbè, c'è un coso lì sopra, se vuoi far pulizia in giro, Ellie già lo odia. Non parlargli del suo orologio, per favore, perché sono brutti ricordi, abbi pazienza, Ellie. Allora, Joel, che sì, non ha un sonno... Ovviamente non ha un sonno tranquillo. In un mondo del genere non credo che qualcuno abbia sonni tranquilli. Molti incubi. You know, I've never been this close. È sempre stata chiusa. Sempre stata tenuta. Look how dark it is. È un po' strana la sua storia. Penso che ci sia un modo per conoscere di più, forse qualche gioco o qualche side stories da giocare. Ma è curiosa la sua storia. Guarda chi è arrivata. Allora? Ok. Sì? Ok, allora le armi ci sono, non ci hanno preso per il culo, bene. Ok. E tanto ormai ce l'abbiamo. Questo capitolo si intitola The Cargo, che deve essere Ellie, credo, il cargo. Quindi non è molto carino da dire. E va bene, quindi cosa... Da dove usciamo? It's a bit strange that they're having us do their smuggling. Sì? Marlene wanted to do it herself. We weren't their first choice. Ah. Or the second for that matter. Ah, e che eravamo gli ultimi della lista? Hope there's someone alive to pay us. Ok. Ah, ok, è questo da spostare allora. Dai. Ah, quello ce la fai da sola? Bene. Che di solito rompi le balle a noi.
Ok, prima loro e poi io. Ci ho provato a passare per primo, ma non mi hanno lasciato. Ah, qua dobbiamo accendere. Ok, vai. Due. Non sarà bello quando saremo inseguiti, perché sto lavoro qui richiede tempo e ogni tanto abbiamo qualcuno alle spalle quando dobbiamo farlo. Però va bene, questo qua cos'è, un ascensore tipo quelli di Resident Evil? Bello. Abbastanza, sì. Certo. Ai ai, non mi piace sto posto. Mi sa che adesso incontreremo altra brutta gente. Oh ragazzi, tra l'altro stamattina parlavo sul mio canale e mi è stato fatto notare, e non me lo ricordavo, che questa storia prende spunto da documenti veri, e nel senso che questa cosa dei cordyceps, i funghi che hanno infettato gli umani, esistono veramente e infettano le formiche in realtà. E qui mi pare che l'infezione si sia generata da, credo, dal grano, una cosa del genere. Gli uomini l'hanno presa da lì ed è diventata, insomma, una cosa mondiale. Però esiste veramente, è interessantissimo, e le formiche diventano veramente degli zombie controllabili da questi funghi. Adesso non so bene, purtroppo non ho letto bene, però avevo visto documentari su questa cosa e non me la ricordavo. Ed è interessante effettivamente che l'abbiano rapportata agli umani, perché non è del tutto impossibile, cose orribili che però... Oh. Ah, ma poi può essere anche che in un certo senso possa anche succedere agli umani, ma magari c'è una cura, non è così grave, non lo so, se ti entrano questi funghi nel cervello in realtà non è così difficile toglierli. Però per le formiche poverine no, vengono riempite, e le spore tra l'altro quando si spargono infettano anche le altre formiche, quindi in quel senso è tutto molto, molto uguale. Hanno preso proprio spunto da questa cosa terrificante. E devo andare su di qua? Può essere? Ah ok, sì, allora ho fatto giusto. No, non andare giù. Non si vede niente. Ah, perché magari dovrei anche accendere la luce, ecco, potrebbe essere una bella idea, però non tanto, perché magari esatto, no, porca miseria, hai visto la mia luce? Hai visto la torcia? Ragazzo, questa cosa ci è già successa, che hanno minacciato con la pistola una ragazzina, e non è finita bene, e penso che adesso non finirà bene neanche per voi. Non so cosa sta implicando lei, però è interessante. Quindi? Ok. Ah, stanno guardando se siamo infetti. Possono guardare così facilmente se siamo infetti o no. Ma scusa, però gli infetti penso che sia... Oh, bravi. Questa è una bella cosa. Non è possibile, Ellie, in questo mondo non è possibile. Oh, shit. Look. Vedete, allora sì, era il coso per vedere se sono infetti, e lei è infetta. Marlene set us up? Why the hell are we smuggling an infected girl? Sì, ma ragazzi, provate a riflettere, si sarebbe già trasformata se fosse veramente infetta, no? Ascoltatela. Perché lei è già pronta, I don't care how you got infected. It's 3 weeks old. No, everyone turns within 2 days, so you stop bullshitting. It's 3 weeks, I swear. Ah, in 2 giorni si trasforma, pensavo prima, dai. Sì, dai, si vede che la ferita è vecchia, è molto vecchia quella ferita lì.
Non so perché se la bevano subito che è una ferita di un infetto, perché potrebbe essere che l'ha morsicata qualcuno e basta, cioè non è che per forza devi avere un morso di un infetto, però loro ci hanno creduto subito, è vero, cioè lei è positiva ma non si trasforma ed è questo il punto di tutto, cioè che lei è la cura per l'umanità, in pratica è importantissima per quello. Però non capisco, quando è stata morsicata cioè, com'è successo, probabilmente da qualche parte lo dicono, perché lei era sempre con Marlene, è sempre chiusa. A parte che forse con Marlene c'è finita dopo che è stata morsicata, perché per Marlene lei è sempre stata la cura per l'umanità, era per quello che ce l'ha affibbiata. Ok. Sì. Allora, nel secondo gioco c'è purtroppo questa cosa dei cani che possono essere uccisi perché sono dei nemici. Non so se c'è anche in questo. Eventualmente, se fossi costretta dal gioco, non lo metto sul canale perché non esiste proprio. Gli animali non si ammazzano mai, e quella è una decisione che avrebbe preferito non prendessero, perché non ha proprio senso. Cioè, dobbiamo preoccuparci degli esseri umani che fanno schifo, non vedo perché. Dobbiamo. Ma possiamo andare giù di qua? Ok, sì, io passerei di qua e vedo. No. Mamma mia, momenti. Non mi ha visto l'imbecille. Ok, proviamo a scappare così. Vediamo se non ci vede. E che cazzo è? No, di qua. Oh, ok, mi hanno visto. Ma perché? Cosa ho fatto? Come hanno fatto a vedermi? Ma no, sono stata così attenta. Non so dove devo andare. Essenzialmente quello è il problema. Per quello non so come muovermi. Ok, facciamo questa cosa nel più breve tempo possibile, malissimo, come mio solito. Però ho necessità di correre e vedere dove cavolo devo andare. Mi beccano qui. Ok, sì, mi beccano. No. Aspetta che mi copro qua dietro, perché mi sembra il minimo. Ecco. Questo l'abbiamo sistemato. Non credo che risolva il problema, perché sono molti i ragazzi qua intorno. Ma proviamo a sprintare di qua e vedere se riusciamo a nasconderci da qualche altra parte. No, direi che non è un buon posto, perché non so da dove mi stanno sparando, ma mi stanno sparando. Qua. Porca miseria, mi stanno anche prendendo bene. E basta, ma non muori! Ma muori? Che cavolo, ad un certo punto basta. La stiamo facendo bene questa cosa, Tess, che ne dici, eh? Oddio. Mi manca capire da che parte devo passare. Non capisco da che parte dobbiamo andare, Tess. Dov'è la ragazzina? Ah, eccolo qua. No, è di là che dobbiamo andare per forza. Ce l'ho un coso per curarmi? Sì, allora curiamoci. Giusto perché mi sembra il minimo. Riprendiamo la pistola, ok, e ricarichiamo. Ce li ho i colpi? Sì, ce ne ho. Ok, proviamo ad andare giù qua a vedere se. Ah, ok, ho trovato il posto dove dobbiamo andare. Vediamo se Tess ci ha già seguito, se dobbiamo preoccuparci, se siamo rimasti soli. Ah, eccola qua, non è male. Ok, dai. Ragazzi, aiutatemi, ecco, bravo. Ok, non so come arriveremo lì, eh. Aia.
Non ho ancora le bombe, poi quando potrò farmi le bombe vedrete, ci sarà da ridere, perché lo sapete come lancio io le bombe. Ok, let's go around, va bene, sono d'accordo con voi, cerchiamo di andare. Vediamo se trovo qualcosa. Ma cosa mi fate aprire le cose a fare se poi non mi fate trovare niente? Vabbè, questo non è roba per me, ragazzi, lo sapete. E quindi vedrete come andrà spettacolarmente male tutto ciò. Posso prenderne uno alle spalle, perché mi piacerebbe. Sei lì tu, Tess, se non lo fai tu non lo fa nessuno. Magari di qua, eh? Dai, vieni di qua, vieni che ti prendo subito. Ti prendo subito. Mannaggia, no. Però sei bastardo, perché scusami, alla fine io non ti ho proprio neanche calcolato. Avrei evitato volentieri di fare tutto ciò. Vabbè. Avete munizioni? Non è possibile che non abbiate munizioni. Siete dei soldati, no, non hanno munizioni. E devo già curarmi di nuovo. Porca miseria. Aspetta che lei sta... Non posso aiutarla. L'avrei aiutata volentieri, ma non me ne ha dato la possibilità. No, prendilo. No. Oh, bello, mi è piaciuto questo. Però avrei fatto meno casino. Ma non è possibile che finisca sempre così. Tutto quello che cerco di fare con furtività. No, non c'è verso, no. Non sono furtiva per niente. Mannaggia. Mi aveva detto di passare, come si dice, di prenderla alla larga. Ma non c'è stato verso. No, ho finito anche i colpi, pensate un po'. Ho finito anche i colpi, niente. Lei ce ne ha però, quindi occupatene tu, Tess. Ah, vedete che comunque i posti dove coprirsi ci sono. Sono io che non li... wow, ok. Ma dove dovevo andare? Di qua? No. Qua. In qualche modo ci siamo allontanati dal punto dove eravamo prima. Vediamo se riusciamo a... lo so, lo sto prendendo di brutto e muoio. Oh, povero Joel.